I'm Heather Legia, and I'm the Executive Director of Design on Screen, and we're a U.S.-based foundation that is dedicated to producing, promoting, and preserving great films on architecture and design. And we were founded in 2007 by two visionary people in Denver, Colorado, Kirk Brown and Jill Wiltsey, who had the idea for a nonprofit that would do just architecture and design and film. We've made six films so far on architects and designers, both US and then the UK and then the Netherlands. And then we also present film festivals now really around the world. We started out in the US in Palm Springs and Denver, and we've been in New Zealand recently for a 10-day festival we produced, and also in Moscow for their first ever architecture and design film festival. And we're excited to be here at the Biennale for the first ever architecture and design film festival here. Sono Giorgio Scianca e il di Archiwar TV. Ho seguito Ether nella produzione, nella preparazione, poi anche qui a Venezia nella messa in onda di questo festival, che è uno dei primi sicuramente che si fa così complessi in Italia. Più che festival è una rassegna di film ed è stata interessantissima perché sono state 16 film, di cui 11 film mai visti in Italia. Quando mi ha interpellato non pensavo che sarebbe arrivata alla fine e invece Ether è riuscita e Design on Screen sono riusciti a portare questo film alla Biennale. It was sort of an experiment whether people would come to a film festival in the midst of all the overwhelming action that's happening at the Biennale with the exhibitions and the parties. Il documentario d'architettura è importante perché ti crea una connessione con il mondo del cinema. Il cinema è architettura. La professione dell'architetto è molto simile a quella del regista e nel documentario di architettura si incontrano queste due figure che sono due figure che hanno lo stesso ruolo poi in realtà nelle produzioni che loro realizzano, cioè in qualche modo immaginano, devono ricucire, devono rimontare, smontare, rimontare. Si tratta di arrivare con certi messaggi a più gente possibile. Il documentario è un ottimo sistema, ma la fiction arriva più in profondità e arriva a più livelli della popolazione. Trasformare in alcuni casi alcune di queste storie documentarie in fiction, quindi in film, potrebbe essere una strada per allargare l'audience e certi concetti che sono poi cari agli architetti, cioè quello di far crescere la domanda di architettura, la domanda di bellezza, perché come più volte è stato detto nelle discussioni dopo i film, è la domanda, è la cultura che ti porta a chiedere di più dalla tua città e chiedere anche di più ai professionisti e quindi chiedere anche di più agli architetti. Quindi la selezione non può avvenire attraverso chi fa le pratiche migliori o più in fretta, ma a chi ha un prodotto di progetto migliore. You know, a film of an architect or architecture allows so many more people to experience that particular building or that architect's view of the world. And it relates to David Chipperfield's theme of common ground, because in his view, common ground is the world. And we've brought films here from Italy, from the United States, from Canada, from the Netherlands, from Austria, and they're all kind of wrestling with the same issues. And in addition, film in person, like a screening in a theater, is very different from just putting something up on the internet, I think. There's this shared experience of people being in the same theater. We always try to make our screenings more than just a film. We always have
conversation and exchange. Often here in the Biennale, we've had the architects who are the subject of the film, who've been here to speak, like Chipperfield and Eisenman and Hall, and we had Vittorio Garatti, as you know. Per le persone che hanno partecipato credo che sia stata un'esperienza unica. Io credo che ci sia stato più common ground dentro questa sala che non in tutta l'esposizione della Biennale.